Se funzionerà bene, mi aspetto tanto da questo forum, da cui dovranno venire delle iniziative, delle proposte, delle idee per poter apportare quelle che sono delle migliorie e dei miglioramenti all'attività politica della città napoletana. Sì, speriamo solo che questa nuova, diciamo, assemblea che è fatta poi di consensi, perché ricordiamoci che questi sono giovani che sono stati votati dai giovani napoletani, non abbia però quelle radici che attraversano un po' la politica della città, così da dare anche un senso di cambiamento a tutto quello che sta avvenendo in questi giorni e in questi mesi. Io mi aspetto che la politica in questo momento resti un po' fuori da quello che sono dei temi poi dedicati principalmente ai giovani. Beh, oggi avremo la nomina del nostro interlocutore o interlocutrice principale, appunto il presidente con tutta la sua squadra, quindi ci auguriamo che da oggi prenda vita operativamente con la presentazione anche del programma di governo e del forum, quello che è appunto la vita di questo strumento in cui crediamo molto. Lo statuto lo definisce uno strumento consultivo della nostra amministrazione, della giunta e del consiglio comunale, ma noi vorremmo che fosse qualcosa in più, che fosse veramente fucina di suggerimenti, di idee, di proposte per quelli che riguardano non solo le politiche giovanili, ma tutte le politiche della nostra città, quindi con uno sguardo ai giovani. Siamo la città più giovane d'Italia ed è giusto che i giovani diano la loro idea e il loro contributo. Oggi qui c'è la proclamazione del presidente, noi 30 candidati siamo stati eletti, dobbiamo votare a scrutinio segreto il presidente. Mi auguro che la politica non si metta in mezzo durante queste elezioni, perché appunto il forum deve portare a migliorare la città, a migliorare i giovani, a creare inclusione, e spero che appunto la politica non si intrometta in questo. Gli obiettivi in agenda li presenteremo a breve e ovviamente alla base è quella di ascoltare tutti i giovani, non facendo distinzioni di sesso, di età, e per appunto migliorare la nostra città e portiamola dove merita di stare, in alto. Ciò che avevamo detto quando ci avevamo visto la scorsa volta, cioè si prova ad includere tutti quanti, perché comunque la città di Napoli ha bisogno di un aiuto dei giovani e secondo me facendo così non si avrà mai un aiuto. E niente, questa era diciamo, l'appunto che volevo fare. Sono molto rammaricato, sono molto triste che il forum è andato così fino ad arrivare ad oggi e sto pensando di dare le mie dimissioni per il forum. Diciamo, le parole che oggi arrivano da qualche giovane, ma non è l'unico che rappresentava delle difficoltà, queste a me sinceramente fanno un po' male rispetto a come è stato costruito il forum, qual era l'intento del forum e qual era poi la visione del forum, che doveva essere una visione di condivisione e di vicinanza dei giovani napoletani a tutto quello che sono poi delle attività che dovranno essere svolte insieme al Consiglio Comunale. Perciò io prendo atto della difficoltà di qualche ragazzo che è stato eletto, che si è fatto eleggere, facendo anche una campagna elettorale, facendo una dinamica anche per questa cosa. Speriamo che chi in questo momento debba incominciare a ragionare in modo concreto e corretto. Diciamo. Mattia Contemi, allora, Forum dei Giovani, elezione dei rappresentanti, tu hai fatto una dichiarazione forte prima delle intenzioni esatto, di voto. C'è stata un'altra grande sconfitta da parte della politica, poiché si è messa in mezzo durante l'elezione del presidente per quanto riguarda il forum dei giovani, che doveva estraniare la politica, doveva solo essere d'aiuto al Napoli per migliorare la città, per portare proposte dei giovani. Ma purtroppo, come sempre, la politica si è messa in mezzo, ha dettato legge e non è andata a finire come tutti desideravano, come io desideravo e come le 500 persone che mi hanno votato desideravano. Io nelle prossime ore manderò le mie dimissioni al sindaco, perché è inaccettabile continuare in questo modo il forum se è dettato dall'alto.